Buongiorno, iniziamo con la seduta del question time e cerchiamo di seguire l'ordine che vi è stato consegnato. La prima interrogazione con cui iniziamo è del consigliere De Vincenzi, rivolta all'assessore Barberini. Motivazioni che hanno indotto la Giunta regionale a superare le indicazioni sanitarie del Consiglio Superiore di Sanità e del Ministero rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in regime di day hospital. Con la delibera 1417 dello scorso 4 dicembre, la Giunta regionale ha dato il via all'uso, all'impiego in regime di day hospital della pillola abortiva RU486. Come sappiamo, il percorso normale dovrebbe essere il ricovero ospedaliero ordinario. E questa scelta della Giunta va a contrastare con quelli che sono tre pareri importanti del Consiglio Superiore della Sanità che poi sono stati fatti propri dal Ministero con la predisposizione delle linee di indirizzo. Ora, noi sappiamo che nel 2011, con la delibera della Giunta regionale 863, furono preadottate delle linee guida per l'impiego dell'RU486 e che poi è stato successivamente costituito un comitato scientifico con la delibera 734 del 2010. Ora, quello che noi ci chiediamo è che chiediamo all'assessore è sostanzialmente cosa è cambiato da un punto di vista scientifico, da un punto di vista medico rispetto a quei pareri che sono stati emessi e che hanno determinato la scelta a livello nazionale di prevedere il ricovero in regime ordinario anche per l'aborto farmacologico, appunto questa scelta che l'ha portato l'assessorato a decidere anche per il day hospital. Grazie. Assessore, a lei per la risposta. Sì, il Ministero della Salute nel giugno del 2010 aveva emanato le linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e altri principi, secondo pareri espressi su questo aspetto dal Consiglio Superiore di Sanità. A seguito dell'emanazione delle linee di indirizzo ministeriali, come Regione Umbria, fu aperta una fase di partecipazione con l'Associazione degli Utenti, con gli organismi di pari opportunità, con i professionisti, i medici, eccetera, e le società scientifiche, a partire sin dal mese di novembre 2010. La Giunta regionale ha attivato a suo tempo anche un comitato tecnico-scientifico per redigere il percorso clinico assistenziale per la donna richiedente l'interruzione volontaria di gravidanza, ivi compreso lo schema di consenso informato sia per il ricovero ordinario che per il ricovero a ciclo breve. Le valutazioni che ne sono seguite sono state fatte, espresse da professionisti qualificati e basate su dati di letteratura internazionale. Pertanto, la scelta che è stata fatta propria con la delibera Giunta regionale 1417 del 4 dicembre 2018 è stata adeguatamente ponderata e operata nel pieno rispetto della tutela della salute della donna e della qualità della sua vita. Su questo principio si sono uniformate, ancora meglio, avevano applicato questo principio già altre regioni prima della regione Umbria, senza registrare evidenze negative. Per quanto concerne la legittimità del provvedimento, che in qualche modo viene adombrata nella interrogazione, va affermato che le linee guida ministeriali non hanno un carattere chiaramente precettivo, ma si limitano, se vogliamo per certi versi, ad essere orientative alle regioni sulle modalità di organizzazione dei servizi. La scelta adottata dalla Regione Umbria sulla base delle indicazioni cliniche, sulla base delle indicazioni scientifiche fornite dai professionisti, come ho rappresentato all'inizio del mio intervento, non esclude il ricovero ordinario per questo tipo per il trattamento dell'IVG, ma dà una maggiore libertà di scelta alla donna ed al clinico, e ciò fa parte del consenso e ciò
fa partire dal consenso al trattamento per accordarsi anche sul setting assistenziale più favorevole, più consono alla donna, tenendo conto del suo stato di salute, dei suoi percorsi, della sua storia clinica e tutte le varie questioni che vengono esaminate dai professionisti. L'atto della Giunta tende quindi a valorizzare non solo il rispetto alla donna che si trova, sappiamo bene, in un momento particolarmente difficile, ma anche tiene ad enfatizzare la sua libertà di scelta senza attenuare in alcun modo il livello di sicurezza delle cure che vengono prestate. Sostanzialmente quindi l'atto della libera Giunta si danno indicazioni sulla diversità, la possibilità di mettere in pista due percorsi alternativi che vengono scelti appunto con previo consenso informato alla donna, ma vengono scelti dal clinico, vengono scelti dal medico e accompagnati in ogni momento dal medico stesso. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Vincenzi per la replica. Sì, io ringrazio l'Assessore, ma a me resta il dubbio che si voglia far cassa un pochino con la salute della donna. Dico questo perché ovviamente un aborto in regime ordinario di tipo chirurgico costa 1.250 euro rispetto a uno effettuato con l'uso dell'RU486 che costa 70 euro, quindi il 95% di risparmio, ricordando che i rischi connessi all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti all'interruzione chirurgica solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero, quindi anche nel rispetto della 194. Quindi vuol dire sostanzialmente che c'è un ampio margine di rischio, rischio che poi è stato sottolineato anche dal Ministero stesso nelle diverse relazioni. Non ci dimentichiamo che il rischio di complicanze è stato determinato, ma anche sottostimato per tutta una serie di aspetti che riguarda la rilevazione dei dati, sull'ordine dell'8%, 7-8%, il che si deve ascrivere a perforazione dell'utero, a emorragie, a infezioni da clostridi e da streptococchi, e nell'1% dei casi c'è bisogno di ricovero ulteriore dopo aver determinato l'aborto con la pillola RU486. Ricordando anche che se l'aborto non va in non avviene, c'è il rischio anche di teratogenesi se per caso la donna decida in qualche modo di mantenere la gravidanza. Quindi noi riteniamo che sostanzialmente la scelta della Giunta sia volta a risparmiare dei soldi più che dare possibilità alle donne. Da questo punto di vista invitiamo anche la Giunta a riconsiderare tutta la procedura, perché ovviamente il punto di riferimento deve essere sempre la salute e la corretta informazione. Grazie. Grazie Consigliere. Passiamo alla interrogazione successiva, presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, sempre all'assessore Barberini. Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti per operatori sociosanitari presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e l'azienda ASL Umbria 2, chiarimenti in merito ad apparente incongruenza, rischio di spreco di risorse pubbliche e tutela degli iscritti nelle graduatorie degli idonei. Prego consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque ricordo che mettiamo alcune date. Nel 2014 la ASL Umbria 2 pubblicava un bando per un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di numero 31 posti di operatore sociosanitario, e specificando che questa graduatoria doveva rimanere efficace per il termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione. Nel 2015, sempre la ASL 2, con un'altra determina dirigenziale, stabilisce che il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali sarebbe stato pari a 500.
se non che arriva una nota del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Terni che chiede di utilizzare la graduatoria del concorso per le proprie esigenze di assunzione. Quindi, in considerazione di tale richiesta, la ASL 2 decide di aumentare il numero degli ammessi alla prova preselettiva a 1000, quindi da 500 a 1000. Nel 2018, tuttavia, l'azienda ospedaliera di Terni decide di pubblicare un altro bando per concorso per 11 posti di operatore socio-sanitario dello stesso genere, categoria B, livello economico BS, dicendo appunto che avevano necessità e quindi pubblicano questo nuovo concorso. La nostra domanda è questa: vorremmo sapere le ragioni per cui l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni avrebbe indetto nel 2018 questo concorso per la stessa categoria professionale, per cui nel 2015 aveva chiesto alla ASL 2 di utilizzare la graduatoria del concorso da quest'ultima indetto. Specificando inoltre se l'azienda ospedaliera di Santa Maria di Terni abbia già attinto da tale graduatoria e chiarendo infine se la Giunta ritenga opportuno, sentiti gli enti coinvolti, di intraprendere eventuali misure in autotutela al fine di prevenire l'eventuale spreco di risorse pubbliche e tutelare anche i vincitori che erano già iscritti nelle graduatorie. Grazie. Prego, Assessore Barberini. Sì, con la risposta che le fornirò, consigliere, il tema ritengo che sarà definitivamente chiarito e risolto. Effettivamente nel giugno del 2015 l'azienda ASL 2 deliberò di estendere il numero dei soggetti che superavano la fase sostanzialmente dei quiz, dei test di ingresso prima delle prove, aumentare il numero dei soggetti coinvolti e portarlo da 500 a 1000. Quella decisione proprio fu assunta dal direttore generale della ASL 2 proprio perché l'azienda ospedaliera di Terni aveva richiesto la possibilità di utilizzare quella graduatoria secondo le prescrizioni di legge. Di fatto la graduatoria, il percorso concorsuale si è concluso, la graduatoria è stata approvata con deliberazione del 14 maggio 2017 da parte del direttore generale della ASL numero 2, ASL numero 2 che ha ovviamente iniziato ad utilizzare quella graduatoria per far fronte sia esigenze, assunzioni di tipo a tempo indeterminato, ma anche per assunzioni a tempo determinato, quindi per le sostituzioni. In quel frangente, in quella situazione, non si era formalmente concluso il percorso di autorizzazione di utilizzo e quindi per permettere l'utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ospedaliera di Terni. Percorso che si è concluso solo successivamente, tant'è che l'azienda ospedaliera di Terni ha recentemente richiesto all'azienda ASL numero 2 utilizzare quella graduatoria per far corso per le esigenze assunzionali per il profilo di operatore socio-sanitario pari a 18 unità. Sostanzialmente quindi l'azienda ospedaliera di Terni utilizzerà quella graduatoria secondo i principi che erano stati a suo tempo stabiliti e potrà la utilizzerà per ora nel limite di 18 unità, fatte salve le ulteriori vacanze da turnover ad oggi ovviamente non prevedibili. La procedura concorsuale è necessaria, si rende necessaria invece per quanto attiene alle assunzioni degli operatori sociosanitari che erano fuori dalla dotazione organica nel momento in cui era stato bandito quel concorso. Nella sostanza, per gli ulteriori posti che sono stati autorizzati
al di fuori, in aumento, al di fuori della precedente dotazione organica, non può essere fatto diversamente, perché la legge nazionale sul tema è chiara e per quei posti, ma solo per quei posti, deve essere fatta una procedura concorsuale ad hoc. Comunque, nella sostanza, per i posti che esistevano nel momento in cui è stata autorizzata la procedura selettiva, si farà ricorso alla graduatoria e agli esiti concorsuali approvati con graduatoria da parte dell'ASL 2 anche per i posti necessari per l'azienda ospedaliera di Terni, tant'è che ha già richiesto l'azienda ospedaliera di Terni l'autorizzazione, o meglio i nominativi, per procedere all'assunzione di 18 posti, perché sono quelli liberi in pianta organica. Grazie assessore, prego consigliere Carbonari, sì, per la replica. Ringrazio l'assessore della risposta, mi sembra che questo sia il percorso corretto, se non che forse un pochino più d'attenzione da parte del direttore dell'azienda ospedaliera di Terni prima di indire un concorso, quando in precedenza manda una lettera per chiedere di ampliare il numero per poter far attingere da quella graduatoria, dopo 2 anni si dimentica e dice ma vogliamo fare un nuovo concorso. Quindi io dico, stiamoci attenti su queste cose, stiamoci attenti, perché è un attimo a fare grandissimi scivoloni che, come sapete, questa forza politica non vi perdona purtroppo, ma perché? Perché sia per tutelare le persone che hanno fatto un concorso, perché quel concorso ha comportato dei costi per la ASL, perché prevedere 1000 persone che partecipano ad un concorso sicuramente ha un costo. Se ci sono persone in graduatoria, è giusto che queste persone vengano assunte e che non si svegli il primo che arriva e dice no, ma io ne faccio un altro e di voi mi dimentico. Quindi sono contenta che la scelta sia stata questa, però attenzione, perché vigileremo. Cioè abbiamo vigilato finora e continueremo a farlo per garantire i diritti delle persone e le casse pubbliche. Grazie. Andiamo avanti, sempre per l'assessore Barberini, ad interrogarlo questa volta sono i consiglieri Rometti e Solinas. Criticità nel reperimento di farmaci cannabinoidi, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Solinas. Grazie signora Presidente. Il decreto ministeriale del 9 novembre del 2015 dispone che la prescrizione di cannabis a uso medico in Italia è limitata al suo impiego nel dolore cronico, quello associato a sclerosi multipla, oltre che a lesioni del midollo spinale, alla nausea, vomito causati da chemioterapia, radioterapia ed altre situazioni, come stimolante dell'appetito, della cachessia, in altre situazioni critiche in determinate patologie. Il decreto ministeriale del 12 luglio 2018 ha esteso l'impiego dei preparati galenici anche per la terapia del dolore. Dal 2007 è possibile importare i prodotti a base di cannabis terapeutica dall'Olanda e in tempi più recenti anche dal Canada e dalla Germania. Per far fronte alle problematiche legate all'importazione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis e per cercare di trovare una soluzione nazionale al problema, il 18 settembre 2014 il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis presso lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Con il decreto del 9 novembre 2015 il Ministero della Salute ha istituito l'organismo statale per la cannabis, che disciplina le modalità e le procedure per la produzione nazionale di cannabis terapeutica e quelle relative alla prescrizione, l'allestimento, la somministrazione e il monitoraggio delle preparazioni magistrali, la varietà coltivata dallo stabilimento di Firenze. Si rileva che una quasi totale assenza di produzione e di importazione nel corso dei primi mesi del 2018, che ha causato l'impossibilità di approvvigionare le farmacie galeniche per periodi prolungati, rendendo irreperibile il farmaco ai pazienti e comportando in molti casi l'interruzione del piano terapeutico, della continuità della cura e la conseguente possibilità di valutare gli effetti dell'efficacia della terapia. Il 19 luglio 2018 il Ministro della Salute ha annunciato di aver richiesto al Ministro della Salute olandese l'importazione di ulteriori 250 kg di cannabis per uso medico rispetto ai 450 già concordati per il 2018. Nella lettera al Ministro olandese si stima una richiesta di totale di 700 kg nel 2019.
Il costo delle importazioni è pari a 4,2 milioni di euro per 700 kg di inflorescenze. Comporta una spesa ingiustificata per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, vista la possibilità di aumentare la produzione nazionale a costi dimezzati attraverso l'apertura di partnership pubblico-privato o pubblico-pubblico. La legge 17 aprile 2014, in particolare l'articolo 7, che stabilisce che la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati alla produzione e alla preparazione di farmaci cannabinoidi, nonché il successivo comma 2 dispone che la medesima Giunta regionale, anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati a produrre farmaci cannabinoidi. Quindi, infine, la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 274 del 23 ottobre 2018, con la quale impegna la Giunta regionale a favorire la produzione e la somministrazione di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico secondo le formulazioni in gocce. Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono alla Giunta di sapere se ha stipulato convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati alla produzione e alla preparazione dei farmaci cannabinoidi, si è avviato azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati a produrre farmaci cannabinoidi, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del 2014, quali ulteriori misure intende adottare per sopperire alla ormai cronica carenza di farmaci cannabinoidi, comprese quelle idonee a garantire la produzione, previste dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di autorizzare la produzione in istituti diversi dallo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze in Umbria. Grazie. Prego, Assessore Barberini. La questione che viene posta nella interrogazione è una questione nota e per quanto riguarda l'assessore, l'assessorato, sulla base di evidenze, letteratura scientifica, siamo convinti della utilità dei farmaci cannabinoidi in determinate questioni, in determinati aspetti. È chiaro che però gli aspetti debbono essere in qualche modo intrecciati fra normativa nazionale e normative regionali, sapendo bene che su determinate situazioni c'è una prevalenza giuridica, normativa delle norme nazionali. Effettivamente il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 stabilisce in sostanza le funzioni di organismo statale per la cannabis in base a tale decreto e in conformità a questo è stato dell'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute e della Difesa firmato il 18 settembre 2014 è stato individuato dall'Agenzia Industriale Difesa, è stato individuato l'Agenzia Industria Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze quale luogo di coltivazione e produzione della sostanza attiva che deve essere effettuata in conformità delle linee guida depositate presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. La legge del 172 del 2017 introduce degli elementi diciamo ben chiari su questo aspetto, e cioè chi può fare cosa e chi deve autorizzare. La legge nazionale sostanzialmente dice che lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione secondo recepite nel nostro paese dal decreto legislativo 219 del 2006. Per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale e anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, il Ministero può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire sempre allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Nella sostanza, l'Istituto Chimico di Firenze può produrre in proprio, ma può anche importare dall'estero la materia prima. Qualora risulti necessaria, come nel caso che stiamo vivendo, la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, oltre a quelle coltivate nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati con decreto del Ministero della Salute, e quindi compete
esclusivamente al Ministero della Salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le buone pratiche previste dalla legge. A fine di agevolare l'assunzione inoltre di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo stabilimento chimico, farmaceutico e militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie che la dispensano dietro ricetta medica non ripetibile. Quindi, nella sostanza, qual è la questione? Questa produzione la può fare l'Istituto di Militare di Firenze. Possono essere attivati delle importazioni che cura lo stabilimento sempre militare di Firenze, ma possono essere fatte anche importazioni direttamente dalle farmacie. Non può essere, o meglio, nessun altro può essere autorizzato alla produzione se non... nessun altro stabilimento può effettuare produzione se non previamente autorizzato dal Ministero della Salute. Ad oggi il Ministero della Salute, e qui non so rispondere se non ci sono le domande o non ci sono state le autorizzazioni in seguito alle domande, comunque il dato di fatto è che non c'è nessun altro soggetto in grado di produrre gli estratti vegetali, la pianta, per arrivare alla trasformazione del prodotto farmaceutico. Quindi nella sostanza il blocco, la situazione di difficoltà si registra perché lo stabilimento militare non riesce a rispondere in maniera puntuale ed efficace ai bisogni che via via si stanno manifestando. Questo gap non viene colmato ad oggi nemmeno dalle importazioni che sono state fatte dall'estero, in particolare dall'Olanda e dal Canada. Però diciamo, il sistema si sta riorganizzando, resettando e migliorando e abbiamo degli elementi di significatività. Il primo elemento è che fino a qualche mese fa, ad esempio, per l'importazione del Betrocan, che è uno dei principi che viene utilizzato, arrivavano le risposte a distanza di 8 mesi. Oggi siamo in condizione di avere una risposta di evasione dell'ordine nel giro di 3 o 4 mesi. Perché credo che ci dovrebbe in qualche modo si sta normalizzando la situazione anche sulla base di questi dati di risposta all'evasione degli ordini? Perché intanto l'Istituto di Firenze è stato ulteriormente strutturato e finanziato anche con la legge ultima di stabilità per favorire un incremento di produzione. Ancora sono stati fatti, e li citano anche gli interroganti, ulteriori passaggi, maggiori interventi per facilitare l'importazione dei prodotti, in particolare dai paesi dell'Olanda e dal Canada, e questo dovrebbe nei prossimi mesi ridurre ancora di più quel gap che tuttora esiste, anche se ridotto rispetto allo scorso anno, tra la richiesta che viene formulata dal Servizio Sanitario Regionale, o meglio dai servizi sanitari regionali, e l'effettiva evasione dell'ordine. Ripeto, comunque ad oggi abbiamo uno storico che diceva che tra i primi ordini e la loro evasione trascorrevano tra gli 8 e i 10 mesi. Ad oggi questo tempo si è ridotto a 3-4 mesi e riteniamo che sulla base degli interventi, quindi aumento della produzione all'Istituto Militare e aumento delle importazioni sulla base degli accordi che sono stati perfezionati, questo termine si potrà ulteriormente ridurre e quindi venire incontro alle esigenze legittime dei cittadini che utilizzano questo prodotto. Allora, per la replica... Grazie. Abbiamo con il consigliere Attilio Solinas, torniamo a porre l'attenzione della Giunta, dell'assessore, questo argomento che già avevamo trattato alcuni mesi fa, e prendo atto della risposta, peraltro molto approfondita, che ha fatto l'assessore, precisando che nessuno di noi
Cioè, noi abbiamo chiaro il fatto che, come dire, tutta questa la procedura per soddisfare l'approvvigionamento di questo farmaco, che sempre di più viene considerato utile e necessario per la terapia di alcune patologie, non è nelle mani o la Regione non può fare in autonomia quello che servirebbe. Sappiamo bene che la competenza in gran parte è una competenza statale, quello che si chiede alla Regione nella sede della Conferenza delle Regioni, nell'interlocuzione con il Ministero, visto che il Ministero può derogare attraverso decreti del Ministro della Sanità, diciamo, e quindi autorizzare nuove possibilità di approvvigionamento, ecco, attraverso questi rapporti cercare di migliorare questa situazione che è migliorata rispetto alle cose che diceva l'assessore Barberini. Il fatto che si sia dimezzato il tempo di approvvigionamento sicuramente è un fatto che registriamo positivamente, però credo che ancora ci sia da fare da questo punto di vista, perché insomma a noi risultano situazioni anche nella nostra regione di domanda molto, molto, molto frequente, anche molto richiesta per quel che riguarda farmaci cannabinoidi. Quindi ecco, insomma, io do atto all'assessore che si sta impegnando per portare avanti e cercare di soddisfare questa questione, insomma, che è stata al centro di due interrogazioni nostre e che spero nei prossimi mesi possa trovare ulteriori elementi positivi.